Ciao amici, bentornati sul canale. Oggi vorrei fare un video un po' diverso dal solito, sempre un video che riguarda l'Italia, però vorrei accendere i riflettori sull'impatto ambientale sul nostro paese da parte dei più ricchi. Infatti, il mio canale è nato per parlare dell'Italia dal punto di vista turistico, ma anche dal punto di vista naturalistico, per cui penso che l'ambiente sia molto importante. Ma prima di partire con il video, valuta se iscriverti al canale. Per te è un gesto gratuito, ma per me molto importante perché mi dà la possibilità di portarti sempre nuovi contenuti utili a te e a chi ci segue. Ti ringrazio per questo. Navigando sul web, praticamente ho scoperto una pagina Instagram che vi lascio qui sotto in descrizione e si chiama Gette dei Ricchi e va praticamente a calcolare l'impatto dei jet privati sull'ambiente e calcola le varie emissioni CO2. Porta dati più o meno precisi sull'inquinamento che producono questi aerei. In molti casi si chiede al popolo di fare rinunce o di evitare sprechi che generano inquinamento. E anch'io, per il mio piccolo, cerco di fare la mia parte, ma purtroppo mi sono accorto che tanti personaggi famosi e ricchi, e ahimè tanti politici, utilizzano questi jet privati in maniera secondo me un po' esagerata. Da come ho capito, questo gruppo preferisce restare anonimo perché probabilmente non vuole rischiare di essere attaccato dai potenti. È formato da persone che arrivano da storie di diverse su temi sociali e ambientali, in molti casi non hanno un filo comune, ma vogliono solo portare dei dati pubblici e calcoli che chiunque può capire. Un modo, insomma, per sensibilizzare il problema e che non vuole essere visto come un attacco verso queste persone. Ma siccome che l'argomento è venuto fuori proprio in campagna elettorale, è giusto, dal mio punto di vista, fare un'analisi dei dati. Spesso anche nel mio canale ho portato qualche recensione sui mezzi low cost per viaggiare in Italia. Vi lascio qui sopra la recensione che ho fatto su Itabus, non solo per un discorso economico, ma anche da un punto di vista ambientalista, perché comunque utilizzare un mezzo di trasporto come l'autobus o il treno si può risparmiare, e lo faccio vedere nel video, ma anche non inquinare. E spulciando questo account su Instagram, ho visto praticamente che molti politici fanno il contrario. Ad esempio, loro hanno messo proprio un post riguardante Matteo Renzi, che nell'ultimo viaggio che ha fatto per la sua campagna elettorale in Svizzera, praticamente ha consumato 4,7 tonnellate di CO2. E addirittura portano anche le alternative qui a fianco. Infatti, potevo utilizzare un Ryanair diretto a Malpensa e poi fare un'ora di auto, oppure un Frecciarossa da Napoli a Milano che alla fine impiega solo 4 ore. Io non voglio entrare nei motivi perché Matteo Renzi abbia scelto di viaggiare così, molto probabilmente ci saranno state delle scelte mirate, o almeno lo spero. Sempre questo account Instagram porta l'esempio di Silvio Berlusconi che per un pisolino allo stadio ha bruciato ben 3,9 tonnellate di CO2. Insomma, alla fine fa tutta una serie di esempi in ogni post di politici, ma anche calciatori, cantanti, insomma, per far capire alle persone che loro i sacrifici non li fanno. Quindi fatemi sapere nei commenti se siete d'accordo che esista una pagina così, che va, insomma, a fare i conti in tasca alle persone ricche, e se sei favorevole o contrario alla diffusione di questi dati. Ti ringrazio per aver visto il video fino a questo punto. Se l'hai trovato interessante, lascia un like e condividilo. Iscriviti al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!